Fernando, perché oggi è la vostra festa. Auguroni di vero cuore. Poi vorrei a tutti questi che si chiamano Antonio, Fernando, Antonella, Antono, portarli in vacanza. Volete venire pure voi, vi potete aggiungere, no? E tutto pagato da Sant'Antonio, ce ne vi porto a Rimini, volete venire? Sì o no? Però non dove facciamo un bagno, tanto bello mare nostro, ovviamente. Perché vi voglio portare proprio a Rimini stamattina? Abbiamo ascoltato nel Vangelo la bellissima pagina dell'Ascensione, che poi abbiamo riascoltato anche nei giorni scorsi. Cosa fa Gesù quando sta per lasciare fisicamente questa terra per tornare nella gloria sua e del Padre suo? Affida quel messaggio che lui ha portato, quel lieto annuncio, quel messaggio di gioia, lo affida ai discepoli e di rimando lo affida ai sacerdoti, ministri del Vangelo, ma di rimando lo affida a tutti quanti noi. Cosa succede a Rimini? Calomo o un sentiero? Che cosa fa Sant'Antonio? Si gira e parla ai pesci. Sant'Antonio ci ricorda una cosa molto importante, che le opere create, la mula prima, i pesci dopo, sono molto più ferventi cristiani di noi battezzati. Allora, che cosa chiedere oggi a Sant'Antonio? Cioè, noi non vogliamo più vivere la fede come un lumicino dalla fiamma smorta. Il padre John Corriveau, il generale dei frati cappuccini, quando io ero in convento, scrisse una bellissima lettera di saluto. Dice: riaccendiamo il fuoco del nostro carisma, riaccendiamo quel fuoco che Francesco è venuto a portare e che ha infiammato il cuore di Sant'Antonio. Allora noi questo vogliamo chiedere in questa festa, quest'anno, che il fuoco dell'amore di Dio, il fuoco della sua parola, bruci dentro di noi ed estingua da noi tutte quelle cose che ci allontanano da Lui. Ieri sera, in quella lunga litania che abbiamo fatto nella preghiera del transito, possiamo vedere come quel fuoco che bruciava nella vita di Antonio si è materialmente concretizzato. Antonio si è preso cura innanzitutto del povero, di chi incontrava nel suo tempo. E dicevo stamattina nella messa, non ha detto ad altri quello che dovevano fare, ma si è messo lui in prima persona in gioco. Quante volte hanno cercato di ucciderlo a Sant'Antonio? Perché? Vogliono un suo caccio uno dei piedi, parliamo in italiano così ne capisciamo subito tutti quanti. Perché vogliono un suo caccio uno dei piedi? Perché non faceva silenzio, perché di fronte al male oggettivo del suo tempo non si girava dall'altra parte, non faceva silenzio che diventa complicità con chi fa il male, ma lo gridava, glielo diceva in faccia: come vai, come ti comporti, quello che fai non è secondo Dio e non puoi piacere a Dio. E la stessa cosa Sant'Antonio dice a noi oggi: tu che sei battezzato, tu che hai accolto il Vangelo, tu che ti nutri del corpo di Cristo, devi essere segno di contraddizione
nella società attuale. Se noi vogliamo costruire in mezzo a noi il regno di Dio, noi dobbiamo dire sì a Dio e no al male, ma non con le parole, perché le parole lasciano il tempo che trovano, con la nostra vita, mettendola in gioco, come ha fatto Sant'Antonio, che si è fidato di Dio a tal punto che, pur consapevole che l'usuraio che l'aveva invitato a cena gli stava rifilando la minestra corretta alla cicuta, che ha fatto Sant'Antonio? Se ne è mangiata lo stesso e non è morto. Allora, prima cosa, chiediamo a lui l'aiuto per poter incidere nella nostra realtà sociale, poter rifiutare il male con tutte le sue forme ed essere tutti insieme segno di cambiamento. Cosa nasce dalla predicazione di Antonio a Padova? Una legge contro gli usurai. Ma capisci cosa per chi? Ha semplicemente detto: quello che fai non va bene, e sei impegnato seriamente. Seconda cosa che vogliamo chiedere a Sant'Antonio, alla sua intercessione, che torni a bruciare dentro di noi l'amore, il fuoco per Gesù Cristo. E non perché facciamo le solenni feste, le processioni. Qualche giorno fa qualcuno si è lamentato col vescovo: dite al nostro parroco che deve fare le processioni per tutto il paese. Io ero un ciudino di vescovo, no? E io poi ho detto al vescovo: e dite a chi ve l'ha detto che devono venire a messa tutte le domeniche, perché è la messa la via per andare in cielo, o no a processione. Sant'Antonio cosa fa? Sant'Antonio, come ogni buon frate francescano, si immerge nella spiritualità, si immerge nella presenza reale di Cristo, cantore dell'Eucaristia, cantore della preghiera, e ci insegna con un episodio della sua vita che il Signore non sta nelle grandi cose faraoniche in cui noi siamo abituati ora a metterlo, a inserirlo. Vi ricordate quando Sant'Antonio inizia a predicare per la prima volta? C'erano i domenicani, c'erano altri predicatori di grido del tempo. E il predicatore che doveva predicare, perché bisognava inaugurare il solenne pulpito fatto dal papà di uno dei sacerdoti che veniva ordinato, non si era presentato. Vanno dai domenicani e gli dicono: ma fa tua predica? No, parissi mai. Io impiego solamente 2 mesi per potermi preparare a capire che cosa predicare. Vanno da un altro: la fai tu la predica? No, è sogno peggio che altro. Alla fine, gira che ti gira, c'erano i francescani e gli dicono, dice, tra di voi qualcuno, dice, guarda, noi solo un sacerdote abbiamo. Ed era lui. Dice, è francescano, quasi a dire, che cosa potrà dire mai? E senza prepararsi, senza stare lì a documentarsi, sale sul pulpito e che cosa fa? Cor ad acor lopitur, diceva San Francesco di Sales. Solo ciò che esce dal cuore può parlare al cuore. Questo significa cor ad acor lopitur. Lui semplicemente parla della persona che ama. Parla di Gesù Cristo
e quell'amore stravolge l'esistenza di chi ascolta. Allora chiediamo alla sua intercessione che possa tornare a bruciare dentro di noi l'amore per Dio nelle cose semplici, ordinarie della nostra fede, non nelle cose faraoniche in cui noi piano piano lo stiamo inserendo, ma nell'ordinarietà di un incontro, nella gioia di incontrarlo come si incontra un amico, perché lui questo ci chiede, questo viene a fare con noi. E l'ultima cosa, la terza cosa che chiediamo a Sant'Antonio, che alla fine della nostra vita possiamo dire anche noi, come ieri abbiamo ascoltato nel transito, vedo il mio Signore, perché significa che lo abbiamo amato fino alla fine. Vi ricordate come si conclude la vita di Papa Benedetto XVI? Quali sono state le sue ultime parole? Signore, tu lo sai che io ti amo. Quando la nostra vita è innestata, si nutre di Lui, Lui è la prima parola e Lui diventa anche l'ultima. Sia lodato Gesù Cristo. Dobbiamo tornare fisicamente, spiritualmente nei luoghi dove siamo stati bene. Io vi dico grazie perché innanzitutto a Don Gianluca, con fratello mio veramente di vero cuore,
e alla comunità di Stignano con i collaboratori del parroco, ai miei parrocchiani che prima a Lucano trovano grazia e si ritrovano a mia, perché ogni anno io ho la possibilità in questi giorni di tornare nel mio luogo del cuore, alla tredicina che facevamo quando ero frate. E questo è bello perché posso ricordare con amore una parte, un pezzo della mia vita e ricordare le persone che hanno inciso nella mia vita, nella mia vocazione. Vorrei fare gli auguri a Rosa, che oggi fa il compleanno, perché il Signore ti faccia continuare a crescere in età, sapienza e grazia curativa. Il Signore sia con voi. Il Padre delle misericordie che ha costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua bontà e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Amen. Dio ascolti ora e sempre le vostre preghiere per l'intercessione di Sant'Antonio, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Viva Sant'Antonio!
Thank you.